Dunque, è una lezione importante perché è una lezione che contiene tante informazioni anche molto curiose, non semplici, ma belle, affascinanti. Perché la luce oggi, ammettiamo con la meccanica quantistica, che è onda e corpuscolo, cioè che ha una natura dualistica. Ma per arrivare a questo è successo il manicomio nella storia della fisica, perché in realtà siamo passati attraverso un vortice di idee che è partito da Newton e è arrivato al 1900, insomma all'inizio del Novecento, con De Broglie, che ha dato una nuova interpretazione. Vediamo in ordine. Qual è la differenza fra un corpuscolo e un'onda? Capiamocelo, la mia voce è un'onda. Io sto parlando, mi sentite tutti voi, se io alzo la voce mi sentono anche da fuori. L'onda pervade tutto lo spazio che ha, no? Cammina attraverso tutto lo spazio, addirittura abbiamo visto l'onda elettromagnetica, viaggia nel vuoto. Le abbiamo viste le caratteristiche dell'onda? Ding, riguardatele qua. Ma l'onda va dappertutto. Il corpuscolo no. Se la mia voce fosse un corpuscolo, un pallone da calcio, facciamo un esempio facile. Io tiro il pallone colpisce un punto della camera, non va dappertutto. È chiara la differenza fra corpuscolo e onda? Cioè, è fondamentale sta cosa. Il corpuscolo è localizzato, la particella è localizzata in un punto. Se copri la palla di vernice, tiri la palla colpisce un punto del muro, non colpisce tutto. L'onda, invece, se noi dovessimo immaginare l'onda che vernicia quello che incontra, beh, l'onda vernicerebbe tutto il muro perché va scontro tutto il muro. È chiara sta differenza, è fondamentale. Partiamo dal concetto che 300 anni fa Newton aveva della luce. Newton diceva che la luce è fatta da corpuscoli. Ok, questi corpuscoli sono delle particelle che costituiscono la luce. Punto, stop, finito. Andiamo a Young. Esperimento di Young, che vedremo fra un attimo. Young dice, attraverso il suo esperimento, fa un esperimento con la luce. Questa luce, attraverso il suo esperimento, lo vedremo fra un secondo, viene fuori la natura ondulatoria della luce. E lo vedremo. Fra un attimo, continuiamo a fare questo percorso. Siamo nell'Ottocento, Maxwell, io ho fatto la lezione sulle equazioni di Maxwell, la mettiamo qua, e Maxwell fondamentalmente era un matematico, era un teorico. Maxwell prende, scrive le equazioni delle onde elettromagnetiche, fa vedere un po' quello che è il legame che c'è fra il campo elettrico e il campo magnetico, che in condizioni di cambiamento uno crea l'altro, l'altro varia e crea l'altro, quindi l'onda elettromagnetica. Quindi dà conferma all'esperimento di Young, la luce è un'onda, punto. Sembra che non ci siano dubbi. Stiamo percorrendo la storia della fisica, arriviamo al Novecento, arriviamo a Planck, i cosiddetti esperimenti, la cosiddetta fisica del corpo nero, Einstein, l'effetto fotoelettrico, insomma, esperimenti che fanno tornare mille dubbi, attraverso i quali viene fuori una probabile comportamento della luce corpuscolare e non ondulatorio. E quindi si ricreano di nuovo dei dubbi, ma è corpuscolo o è onda? La storia continua e si arriva sempre nella prima parte del Novecento attraverso il fatto che sempre negli esperimenti, effetto Compton, ancora viene confermato un comportamento corpuscolare. Insomma, la natura che cosa ci sta dicendo? La luce è un'onda o un corpuscolo? E io ti metto in mezzo un'altra cosa. E le particelle, gli elettroni, sono corpuscoli? Sono sferette? L'elettrone è una sferetta localizzata? Non è che anche l'elettrone forse è un'onda? La risposta l'ha data nel 1924 De Broglie dicendo: la luce è sia corpuscolo che onda, tutte e due. Gli elettroni, le particelle che noi riteniamo le palline che girano intorno all'atomo, ma scordatelo, non è vero assolutamente. L'elettrone ha una natura duale, sia onda che corpuscolo. E avete capito che grande differenza c'è fra un'onda e un corpuscolo. C'è una grossa differenza. Vediamo meglio. Allora, attenzione, intanto guardiamo questo esperimento di Young. Vediamo che cosa ha fatto Young nel suo esperimento per dimostrare che la luce è un'onda. Vediamolo. Che fa Young? Young prende una sorgente luminosa, ok?
fa passare questa luce attraverso una fenditura, un'apertura. Noi sappiamo che io non ho fatto una lezione dedicata alla diffrazione, ma lo dico abbastanza in maniera chiara. Quando un'onda passa attraverso un'apertura la cui dimensione è della lunghezza d'onda di quell'onda, si crea l'effetto della diffrazione, cioè quell'apertura si comporta come una sorgente di onde. Quindi qui abbiamo una cosa che non sappiamo. Qui abbiamo una cosa che non sappiamo, perché Young stava indagando la natura della luce. Dice, vediamo, è onda? Fa partire questa luce. Questa, che è un'onda, perché qui si produce diffrazione, colpisce queste altre due aperture e anche qua si producono due onde. Che fanno le due onde qua? Interferenza. Interferenza. Ding! Riguardatela l'interferenza. Interferiscono. Quello che vedete qua è quello che tu vedi su questo schermo. Guarda, prendi questo schermo. E invece di guardarlo così, guardalo di fronte, ti metti qua dentro e lo guardi di fronte, te l'ho fatto qua. Questo disegno è un disegno di bande chiare e scure, tipiche di due onde che interferiscono e che si sovrappongono. È chiaro? Quindi si ottiene una figura a bande. Che cosa dice allora Young? La luce è un'onda, punto. Perché siccome io qui ho ottenuto la figura di interferenza, ho ottenuto la sovrapposizione delle bande. Vedo, scusami, la sovrapposizione dei due segnali ondulatori. Vedo le bande scure e chiare. Arrivederci, grazie. Vuol dire che la luce è un'onda. Tolti i dubbi. Ricordati, siamo nell'Ottocento. 1927. Davison e Germer. Esperimento. Che dicono quelli? Invece di prendere luce, prendiamo un fascio di elettroni che loro ritenevano corpuscoli. Quindi particelle, ok? Li facciamo passare attraverso un cristallo di nickel. Quindi hanno un cristallo di nickel, fanno passare questi elettroni. Naturalmente gli elettroni che sono particelle scatterano, quindi hanno uno scattering, seguono un determinato angolo, no? Di deviazione, eccetera, eccetera. Un po' simile a quello che aveva fatto Rutherford per studiare l'atomo, né più né meno. E dall'altra parte mettono uno schermo per raccogliere questi elettroni. Che viene fuori? La figura di interferenza. Gli elettroni si sono comportati come un'onda e non una particella. Quelli che loro si aspettavano essere delle particelle dimostrano di essere onde. Si accende la lampadina. Allora la fisica dice, senti, facciamo così. Rifacciamo l'esperimento alla Young, con la doppia fenditura, proviamo a farlo con la luce, quindi con i fotoni, e proviamo a farlo con gli elettroni. Vediamo che cosa otteniamo. Però attenzione, voi direte, vabbè, ma la stessa cosa che ha fatto Young, perché Young l'ha fatto con la luce. No, loro studiano un accorgimento, che adesso vi spiegherò, adesso vi farò vedere. Quindi ci si sposta da questo esperimento di nuovo all'esperimento della doppia fenditura e vengono fuori delle cose. Guardate, questo è l'esperimento di Young. La sorgente di luce oppure di elettroni. Tu fai prima l'esperimento con la luce e poi lo fai con gli elettroni. Facciamolo con gli elettroni, va? Ok, abbiamo la sorgente. Le fenditure, ricordatevi, la fenditura deve avere una certa lunghezza, deve avere una certa apertura. Questa apertura viene studiata in una certa maniera in modo da eventualmente da fare l'effetto della diffrazione, cioè se dovesse passare di qua un'onda con una certa lunghezza d'onda, se dovesse passare un'onda, noi avremmo l'effetto della diffrazione, cioè avremmo una produzione di onda qua, che qui farebbe interferenza. E da questa parte una lastra. L'esperimento viene affinato da un punto di vista proprio della ricezione del segnale. La caratteristica particolare è qua, cioè l'emissione di questi elettroni è talmente bassa che si ritiene di poter emettere gli elettroni in maniera singola, uno alla volta. Ok? Lo stesso con la luce. L'emissione è talmente bassa che si ritiene di poter operare come con un singolo fotone, ritenendolo eventualmente corpuscolo. Ok? Si fa l'esperimento. All'inizio quello che accade è che si rivela la natura corpuscolare. Cioè noi cominciamo a vedere, ping,
Ping. 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 Cioè cominciano loro a vedere sullo schermo degli spot. Piccoli spot. Ok? Che cosa dice questa cosa? Se stanno quei piccoli spot, vuol dire che gli elettroni sono corpuscoli. Sono corpuscoli. Perfetto. Che succede quando vengono inviati 10? Ping, ping, ping. 100? 1000? 10.000? 100.000 elettroni? Guardate che succede. Vi faccio vedere le lastre. Ecco le lastre. La radiografia. Cioè, vedete questi 10, 200, 6.000, 40.000, 140.000? Questo è il numero di elettroni che arriva sullo schermo. Allora, guardate. Non c'è bisogno neanche... Guarda qua e guarda qua. Cioè, poi guarda gradatamente il passaggio. Cioè, si passa da un dire... Vabbè, sì, gli elettroni sono corpuscoli, ma lo vedi, guarda, vedi come sono corpuscoli. Ma che succede quando vengono inviati tantissimi elettroni? Che diventano la figura di interferenza. Cioè viene fuori quella proiezione di bande scure e chiare che è tipica dell'onda, di onde che si sovrappongono. E allora la domanda è, ma si retro? Sono onde o sono corpuscoli? Se lo esperimento lo ripeti con la luce, ripeto, facendo l'esperimento con la doppia fenditura, con luce pulsata in una certa maniera, in modo che si abbia un accorgimento sperimentale da considerare il segnale bassissimo, come se stessimo prendendo la luce a palline, succede la stessa cosa. Da questo si passa a questo. Quindi anche la luce è come se raccontasse mano a mano un comportamento che sembrerebbe corpuscolare, ma che in realtà è ondulatore. Attenzione, a questa cosa qua arrivi quando invii tanti corpuscoli. Quindi è come se gli elettroni vedessero le due aperture, cioè si comportassero nelle due fenditure come delle onde e interferissero come delle onde. Attenti, perché ora vi sorprenderò ancora di più, perché c'è un'altra cosa. Ah, vabbè, allora, è come se passiamo da corpuscolo ad onda. Domanda, ma noi, anzi non domanda, ve lo dico, non sappiamo durante l'esperimento se questi elettroni, ognuno di questi elettroni, è passato. Perché vi ricordate che all'inizio abbiamo visto questa cosa qua? Bravo, abbiamo visto questa cosa. Pensate all'inizio dell'esperimento. Tu hai tanti spot. La domanda è, l'elettrone, questo... è passato dalla fenditura 1 o dalla fenditura 2? Attenzione, non lo sappiamo, perché l'osservazione che noi stiamo facendo è sullo schermo. Attenti ora. E se noi dovessimo ripetere l'esperimento e dovessimo mettere un click, un segnale, un trucco, per capire se l'elettrone passa da un buco oppure da un altro, che cosa succederebbe quando aumentiamo la statistica? Guardate che succede. L'occhio. Perché ho fatto il disegnetto dell'occhio? Per farvi capire. Questo che vedete a sinistra è l'esperimento così come ve l'ho raccontato io. Cioè a me non me ne frega niente. Io non ho una informazione se l'elettrone è passato di qua o di qua. Io non ce l'ho questa informazione. Io faccio il mio esperimento, faccio la statistica, ne faccio tanti, faccio passare tanti elettroni e alla fine ottengo questa figura. È chiara? Quindi concludo che se inizialmente ho un'impressione che l'elettrone sia corpuscolare, alla lunga mi appare ondulatorio. Ma se io mi metto qua ad osservare il famoso click, cioè, ve lo spiego un attimino così. Un sensore. Tu fai partire gli elettroni. Allora, nel momento in cui l'elettrone passa da qua, fa click, fa un sensore qua. Cioè, capisci che è passato da qua. Se passa da qua, click, ovviamente da dove passa l'elettrone? Da una parte o dall'altra, perché siccome tu vedi all'inizio dell'esperimento gli spot singoli, quello è un corpuscolo. Allora, che succede in questo caso quando io faccio la statistica? Cioè, quando io aumento il numero di elettroni? Mi viene fuori questa figura quando mi metto qui a fare le rilevazioni da dove passa l'elettrone? No. Risposta. No. Nel momento in cui tu
ti metti ad osservare da dove passa il corpuscolo, l'elettrone ti frega, perché si comporta come un corpuscolo per tutto l'esperimento. Attenti, vedete come sono gli spot? Voi immaginate il famoso pallone da calcio, no? Ingrandiamo l'esperimento, facciamo il buco per far passare il pallone da calcio. Non un buco così, ma un buco che deve... Allora, tu tiri il tuo pallone, il pallone è ricoperto di vernice gialla, che fa? Ci saranno alcuni palloni che colpiranno i muri e torneranno indietro. Alcuni che passeranno, ma scusami, ma dove deve andare a colpire il pallone? Deve andare a colpire esattamente, o comunque più o meno, diciamo, nello spazio corrispondente alla fenditura. È chiaro? Quindi ti viene fuori, vedete, immaginate che questa sia vernice, ti viene fuori la vernice qua e qua. Non ti viene fuori quella cosa lì, così bella, ordinata, caratteristica di un'onda. Ti viene fuori proprio una classica natura, come se tu hai tirato 250.000 palloni, alcuni sono passati e hanno marchiato là, cioè corpuscolo. Quindi è un problema perché in questi esperimenti quello che viene fuori è che l'osservatore influenza l'esperimento. Attenti, perché è meravigliosa, l'osservatore influenza l'esperimento. È come se io dovessi misurare la lunghezza di un tavolo, io, siccome la sto misurando, il tavolo si allunga oppure diminuisce. Lo misura lei, lo misura due, si accorcia, lo misura lui, si allunga di nuovo. Cioè l'osservatore, chi misura, influisce in qualche modo nell'esperimento. E qua viene fuori la cosa meravigliosa, cioè il racconto che questa nuova fisica, la meccanica quantistica, fa della materia.